benvenuti a questa presentazione della quinta edizione della Corre sotto la Rocca di Angera, gara ormai in età stabile nel circuito del Piede d'Oro. Allora, il percorso lungo misurerà circa 10-10.500 e ricalcherà più o meno quello dell'anno scorso, salvo una variante nella località dell'Osi Faunistica, in cui ci sarà un posto di deviazione con un passaggio molto spettacolare, in modalità Belvedere, dove si potrà ammirare il lago Maggiore, la rocca e tutto quanto. Ci sarà come al solito anche il percorso ridotto di 5 km, che è esattamente uguale a quello dell'anno scorso. Poi ci sarà la possibilità per gli appassionati di morning walking di fare le due opzioni, o la 5 km oppure tranquillamente la 10 km del percorso lungo. Quest'anno ci sarà la novità che alla gara del Piede d'Oro ci sarà anche l'evento Decathlon con la gara riservata, la run day della Decathlon, che sarà però sui 5 km, quindi ci sarà l'aggiunta anche di questa gara nella gara, che creerà maggiore spettacolo e maggiore interesse anche a livello di partecipazione. Domenica 9 giugno per Angera rappresenta una domenica dedicata proprio allo sport, quindi oltre alla gara, che è il momento più della giornata, ci saranno anche poi degli altri eventi con gare riservate ad altri sport. Ricordiamo che per quanto riguarda noi, la gara della Corri sotto la Rocca Junior si terrà non più come gli anni passati al venerdì sera, ma al pomeriggio alle 2, con le varie gare divise per categorie per tutti i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie di Angera e Lombardia. Quindi l'appuntamento è per domenica 9 giugno alle 9 la partenza, e vi aspettiamo numerosi. Dopo la partenza, dopo le prime curve nel tratto cittadino, siamo arrivati nella zona centrale della città di Angera, questo via Mario Greppi, che praticamente taglia in due il paese fino a sbucare praticamente in zona lago. Da lì ripercorreremo poi dopo una curva a sinistra tutto il lungo lago fino di nuovo alla fontana, sempre in zona partenza. Qui adesso a metà del via Mario Greppi abbiamo il primo chilometro. Okay. Qui al Carrobbio Villa Paletta siamo al primo chilometro della Corri sotto l'Angera, sotto la Rocca di Angera. Via Repubblica, lo stiamo attraversando e arriviamo al comune, dove è posto il secondo chilometro. Arriviamo verso le Vasche della Magnese, dove è situato il terzo chilometro e il primo ristoro. Diciamo che entriamo nella parte boschiva del percorso. Perfetto. Eccoci che stiamo arrivando al punto di ristoro. Eccolo qua. All'incrocio dove vedete questi andranno al corto, ecco che vanno tutti al corto, percorso, e questo invece è il lungo, che vanno verso il lungo.
vedete, dopo la prima uscita diciamo nell'oasi, ci dirigiamo verso via Campaccino, che praticamente ci porterà dritti in un rettilineo nella zona boschiva sempre dell'oasi e del campeggio. Eccoci che siamo all'interno dell'oasi Bruschera. Questo è lo stemma della Bruschera che ci sta ospitando. Eccoci, vieni Chiara. Allora, passata via Campaccino, siamo al 5° chilometro e adesso ci metteremo all'interno dell'area boschiva e passeremo attraverso la fattoria Tonella. Ecco che riprendiamo gli ultimi. Questo è il servizio scopa. Servizio scopa per la gara dei cori sotto la Rocca d'Angera, la nostra amica tartaruga. Eccoci qui sul viale alberato che sta dietro il campeggio di Angera. Vedete questo bellissimo viale? Usciamo sulla strada del campeggio di Angera, siamo al 7° chilometro. Andiamo, andiamo. Qui siamo nella zona dell'oasi, riserva naturale. Piano arriviamo alla zona del belvedere, dove lo scorcio sulla rocca e sul pratone dove è posta la zona di partenza e di arrivo sarà un vero spettacolo. Ci stiamo avvicinando alla casetta, la postazione di avvistamento. Tutte le specie che sono protette dalla zona del lago. Il percorso risulta molto veloce anche quest'anno, sono poco più di 10 km, molto molto veloci. Ecco, come dicevo, stiamo arrivando nella zona bellissima dove potremo scorcere la rocca e il pratone. Sullo sfondo la nostra zona di partenza e di arrivo, e questo è lo spettacolo che ci accompagnerà in questo passaggio bellissimo. Qui siamo poco dopo l'8° chilometro, c'è questo ponticello con questo masso che vedete, e qui ci sarà l'incrocio con le strade del lungo e il corto, e qui arriva il corto, vedete che arriva il corto e via. E qui dal ponticello dove c'è il masso arriva il lungo, che si immette sulla stessa strada poi che porta all'arrivo. Riprendiamo via Perdini, è stata asfaltata dove siamo arrivati, e prendiamo dopo pochi centinaia di metri l'ultimo chilometro che ci porta all'arrivo. Eccoci sul rettilineo che ci porterà adesso velocemente alla zona di arrivo. Qui praticamente inizia l'ultimo chilometro. Eccoci, guardate che bel panorama che si scorge con la rocca all'orizzonte. Eccoci che stiamo arrivando all'ingresso praticamente del viale Allea, dove l'anno scorso era stato sostituito il passaggio. Qui invece faremo tutto il rettilineo praticamente fino a giù in fondo, fino al Porto Asburgico. Eccoci arrivati in fondo al viale e qui giriamo a sinistra, attenzione ai paletti, e qui non si può sbagliare, o si entra nel lago o si va all'arrivo, quindi scegliete voi.
fare tutta a manetta questa. Vedete il tendone e qui la zona dove ci sarà l'arrivo. Tutto per questo, facciamo il dialetto fino in fondo, come se fosse un anello ritrovato in una pista di atletica, dove tutte le persone che praticamente saranno alla zona d'arrivo avranno la possibilità di guardare noi, tutti i concorrenti, arrivare in maniera molto spettacolare, con le spalle a rocca di fronte al Lago Maggiore. Bellissimo. E ci siamo fortunati anche i cigni. Dopo tutto l'anello ricavato all'interno del pratone, della zona di partenza, vediamo arrivare praticamente per la parte finale gli atleti che praticamente taglieranno il traguardo sotto la rocca. Qui sarà posizionato l'arco di partenza e l'arco di arrivo. Eccoci arrivati dopo il giro che abbiamo appena concluso, quindi lo splendido scenario del lungo lago di Angera. E niente, come vi avevo detto in apertura di servizio, il percorso misura circa dai 10-10,50, 10-500, a un dislivello di 38 metri, che è un percorso molto veloce, molto lineare, adatto ai velocisti, ma soprattutto adatto anche a chi per la prima volta viene ad Angera e può osservare degli scorci che magari non conosceva. Ne avevo viste alcuni durante il filmato, dentro nell'oasi ci sono dei passaggi veramente bellissimi da vivere, da correrci o anche semplicemente da camminare. Mi rivolgo anche agli appassionati di Northern Walking, che secondo me potranno fare una bellissima esperienza. Quindi, noi della Sette Laghi vi aspettiamo numerosi domenica 9 giugno, la partenza sarà alle 9 e speriamo ovviamente una bella giornata. Grazie a tutti quanti, vi aspettiamo numerosi.